da conservare perché so. Ma tua moglie è curiosa Ma che però. ne sai quando. Come di essere ripresa? Non vuole essere ripresa. Ho capito, tu lo vuoi riprendere, non vuole Mi essere lascia ripresa. da solo oltretutto, una bella cosa. Esatto, mo Domenico Certo. sta avvicinando, mo. Altro Un brigante. altro brigante, quindi Certamente. le bande di briganti crescono. Domenico, ma io sono curioso, come la tua mente è approdata a questa storia, diciamo, del brigantaggio, dell'Unità d'Italia, di quella che hanno chiamato l'Unità d'Italia, dell'altra storia? Ma diciamo che il discorso è piuttosto semplice e forse comune a molte altre persone. Ed è qualcosa che è iniziato più o meno una decina d'anni fa, ascoltando per caso una trasmissione radiofonica in cui una storica italiana che tu conosci benissimo, La la Pellicciari. Pellicciari, parlava di un libricino scritto da un canonico introvabile e che lei era riuscita, lei o non ricordo con esattezza chi, era riuscita a recuperare addirittura in una biblioteca dell'America Latina nascosto da qualche parte, no, non ricordo con precisione questi dettagli. E qui ascoltai, insomma, ebbi i primi cenni di quella barbarie che poi fu il Risorgimento, e da allora la curiosità chiaramente mi ha dato modo di coltivare la cosa, di approfondire gli argomenti, ed è approdata fino ad oggi. Questa è grosso modo E poi la hai storia. approfondito, Certo, beh, è diciamo, la ovvio, la tematica. tematica l'ho approfondita moltissimo, cercando dappertutto, ma a dire il vero, quello che mi ha poi instradato meglio sono stati i tuoi scritti inizialmente. E poi c'è stato Gigi Di Poi Fiore, Gigi Di Pino Fiore, Pino Aprile, Aprile, certo, assolutamente, Giordano Bruno tutti gli altri Guerri. autori chiaramente che si sono poi dedicati dopo di te, e questo è un dato di fatto. Sulla tua scia, Io ti dico questo. la verità, io ho sofferto molto scrivendo quei libri, no, veramente ci ho pianto, perché quando vai a conoscere certe verità, sì, noi pensavamo, noi credevamo, però Certo. poi approfondendo, scovando negli archivi segreti di questo Stato, quelle nefandezze, quegli stermini che ci sono stati. Cioè, i nazisti erano dei dilettanti rispetto a questi che hanno invaso il nostro regno. Tu come ti sei sentito dentro? Tanto è evidente che per chi ha una certa sensibilità, o comunque per chi ha a cuore tutto ciò che può avvenire in una qualsiasi società umana, che sia il Regno delle Due Sicilie, ma Sì. il Giappone medievale o qualsiasi altra, quando si parla di stragi, quando una guerra non è, per carità, una guerra non è mai giusta, ma ogni guerra normalmente ha delle regole a cui devono attenersi i contendenti e i Questa non è stata combattenti. una guerra, ma Qua purtroppo è un'invasione. stato, ma anche un'invasione ha le sue regole. In questo caso io credo che di regole ce ne siano state ben poche, perché stuprare, ammazzare bambini, gente inerme, addirittura volontari che si presentavano, che si costituivano, si arrendevano, venivano passati per le armi come se fossero stati pescati a fare chissà che in quello stesso momento. Il non concedere l'onore delle armi a volte, insomma. Di guerra, di codice di guerra, di codice cavalleresco cosiddetto, non aveva proprio nulla. Ed è ovvio che in questi casi, beh, purtroppo si piange. Sì, hai ragione. Io ho pianto quando ho visitato Ponte Landolfo. Non era la prima volta, ma l'ho visitato dopo quando ho conosciuto ciò che era accaduto. E nel guardare quelle viuzze, i vicoletti, le casette, le finestre, l'immaginazione galoppa e ti porta alla mente come un film nel rivedere tutte quelle scene, fuoco che usciva dalle finestre, gente che urlava, i bersaglieri Bersaglieri che. che passavano per la baionetta, qualsiasi persona, bambino, insomma. Ed è normale che a quel punto, la commozione sale, cioè, si piange di rabbia, si piange di dolore, insomma. Ecco, io l'11 di maggio del 2011 sono stato a Marsala, perché il Presidente della Repubblica è andato a Marsala a festeggiare lo sbarco di Garibaldi. Lui doveva andare a Bronte, secondo me, dove hanno fucilato 5 contadini repubblicani, e
e doveva andare a Bronte, come lui si è recato prima a Quarto a festeggiare la partenza di Garibaldi. Lui però doveva andare a Genova, dove nel 1849 i Savoi massacrarono 700 Durante la rivolta, sì. repubblicani genovesi. Ecco, Durante la rivolta, sì. la storia è stata contorta e noi oggi ne paghiamo le conseguenze perché, parliamoci chiaro, i partiti, volenti o nolenti, sono tutti filo risorgimentali. Questi partiti praticamente provengono dalla destra e dalla sinistra risorgimentale, che non è più né destra né sinistra né attuale né risorgimentale, tanto che i repubblicani che erano di sinistra stanno con la destra di Berlusconi, i socialisti che erano anti-liberali stanno con Berlusconi, la sinistra che era chi filo Garibaldino e chi contro Garibaldi sta da un'altra parte, non è più sinistra. E Grillo praticamente che diciamo va controcorrente, sta prendendo molti voti e va avanti perché Certo. la gente non ce la fa più. Stiamo ritornando praticamente ai tempi del dopoguerra, quando c'era fame, non si avevano nemmeno i vestiti, si camminava con le toppe al culo, come si dice. Purtroppo. Secondo te questa situazione post-risorgimentale avrà ancora scampo o è finito e si è arrivati al top, diciamo, del sistema risorgimentale che attualmente abbiamo, perché tutto proviene da lì. Noi Tanto guarda che tu. eravamo ricchi siamo diventati poveri, al sud loro si puzzavano di fame e Sono adesso però diventati pure là ricchi. sta finendo. Una volta che avevamo banche, assicurazioni, compagnie di navigazione, le hanno drenate tutto al nord. E adesso pure il nord è attaccato. Ma guarda, io non voglio avere assolutamente pretese di conoscere il futuro, non ho queste doti, oltretutto in una situazione come quella attuale, molto ingarbugliata, ci mancherebbe altro. Mi affido a quello che è stato il nostro grande filosofo, Gian Battista Vico, con i suoi Sì. corsi e ricorsi, e probabilmente qualcosa si muoverà in un altro senso. Ecco, noi, come si suol dire a volte dalle nostre parti, la vita è una ruota, e ogni tanto tocca a qualcuno stare sopra e magari la volta presto tocca stare sotto. Diceva Totò, la vita è fatta a scale, c'è chi sale C'è e chi chi scende scende. e c'è chi sale. Certo è che purtroppo la situazione attuale è ingarbugliata. Grillo ha spiegato le vene al vento e in questo momento è Come nel come nel 94 '94 Berlusconi, praticamente. Berlusconi. Insomma, dimostrano un po' quello che è il malcontento del popolo, che trova una valvola di sfogo in queste persone che vanno controcorrente, contro quella che è l'attualità, che in qualche modo a torto o a ragione si dice abbia penalizzato poi cittadini italiani in qualche modo, ed è ovvio che le persone sfogano la loro rabbia, la loro non so, in queste direzioni. Berlusconi allora, Grillo adesso, in futuro chissà che Ecco, altro io ci sarà. ho configurato la rivoluzione di Grillo con quella mediterranea, dove lì però hanno sparato, ci sono stati centinaia di morti. Qui Grillo è riuscito a tamponare fino adesso, diciamo, le armi. Sotto questo aspetto dovremmo anche ringraziarlo praticamente, perché la situazione è triste e tragica. Nel 2012 ci sono stati 700.000 disoccupati. Aumenteranno 100-200 mila aziende hanno chiuso i battenti. C'è il pericolo veramente di una lotta armata che potrebbe iniziare dal sud o dal il nord. pericolo sì, Antonio, ma è ovvio perché nel momento in cui allora finché le rivoluzioni, me l'ha insegnato lui, si fanno di solito a pancia vuota, perché Sì. finché c'è qualcosa da mettere sotto i denti, finché si riesce a campare anche alla giornata, ma gli esseri umani non sono così idioti e imbecilli da fare guerre e da scatenare violenze se riescono a sopravvivere, non dico vivere, ma almeno sopravvivere. Ma è ovvio che nel momento in cui la condizione di sopravvivenza stessa viene a mancare, quando i bisogni primari, cibo, acqua, cure, non possono essere soddisfatti, il rischio purtroppo c'è. Io mi auguro che. Beh, se tu dici che Grillo sia riuscito a tamponare, questo non lo so, purtroppo Ah, fino adesso, fino perché adesso non c'è. poi. Io mi auguro fortemente, da persona assolutamente non violenta e che non ama la violenza, mi auguro che si riesca sempre a fare in modo che ciò non avvenga, ma per fare in modo che ciò non avvenga bisogna anche far sì che
che l'essere umano non dico sia felice, ma quantomeno abbia la possibilità di vivere una sua condizione in qualche modo, perché altrimenti non lo so, mi auguro che non avvenga mai nessuna rivoluzione. No, assolutamente nessuno. Io auspico casomai una rivoluzione culturale, un cambiamento. Questo deve avvenire, penso che questo stia avvenendo. Io me lo auguro, onestamente me lo auguro, non trovo altri termini per... Spero che avvenga, che ci sia questa rivoluzione culturale, nel senso di un cambiamento di rotta nei comportamenti, nella mentalità e... Ecco perché quando il Sud si è ribellato è stato sempre represso con le baionette dei bersaglieri o con i carri armati, diciamo, in Sicilia c'è stato nel dopoguerra una guerra, diciamo, guerreggiata tra italiani, e beh, là ci sono stati morti, centinaia di morti, e là ci sono dei gruppi sicilianisti combattivi, speriamo che riescano a tamponare la loro rabbia, diciamo, con la cultura, come giustamente dicevi tu. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i meridionali possano attingere a questa cultura con la C maiuscola, per darci veramente un senso di dignità alle nostre, dare un senso di dignità alle nostre popolazioni. E siccome i leghisti vogliono, sfruttano da sempre il malcontento dicendo noi ci prenderemo il 75% di tasse, ma prendetevi anche l'80%, il 90%, anche il 100%, ma come fanno si prendere il 97% adesso, quindi il 75% è vantaggioso per noi, ma noi diciamo almeno dateci le nostre possibilità di muoverci. Noi abbiamo i porti da Savona, Genova, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Palermo, Catania, Messina, Taranto, Brindisi, cioè i porti fino a Trieste stanno dalla nostra parte. Dateci il 75% dei proventi dei porti, ma dovremmo fare questa lotta da nord a sud. La Lombardia non c'ha porti, il Piemonte non c'ha porti, noi abbiamo dei serbatoi di petrolio in Basilicata che foraggiano l'economia italiana del 30%, senza contare quelli in Sicilia. Il problema è che dateci il 75% di cui, addirittura alla Basilicata gli danno il 4% di royalties, alla Libia gli danno il 55%. Cioè noi siamo una sottocolonia. Ecco, noi chiediamo questo. Potremmo chiedere un'altra cosa, io lo dico bello chiaro. Il Piemonte, per togliersi parte dei debiti, ha venduto alla Francia Nizza e Savoia. La Lombardia di Ludovico il Moro, carica di debiti e di bidocchi, ha venduto alla Svizzera il Canton Ticino. Noi potremmo venderci la Lombardia, questo è il segnale che mandiamo a Bossi. La vendiamo alla Germania, ci togliamo i debiti e per 100 anni potremmo campare pure di reddito. È una provocazione. Ovvio, perché so tranquillamente che tu sei un unitarista e che quindi non vedresti mai nessun tipo di divisione all'interno della nostra nazione. Ma stiamo in Europa, non esiste. E tutto il resto. Sì, io penso che l'unica cosa di cui noi avremmo bisogno, ma non dico soltanto noi del sud, perché a questo punto il discorso diventa un pochettino più ampio, un pochettino più generale, avremmo bisogno di avere dignità. Sa. E di poter vivere con la dignità che ogni essere umano merita, questo è tutto. Ritornare ad una condizione di umanesimo, nel senso, non di mettere l'uomo necessariamente al centro dell'universo e al centro del mondo, ma comunque dargli la dignità che merita, punto e basta. Io non credo onestamente che ci siano troppe persone che vogliano chissà che, miliardi, queste sono chiacchiere da bar. Esatto, quello che vogliamo è semplicemente poter vivere liberamente la nostra vita con dignità, punto, basta. Ci contentiamo di questo, anzi sarebbe già... Ma ci hanno abituato alla barbarie, alla sopraffazione dell'uomo sull'uomo, allo schiavismo, alla minorità. Perfetto, ottimo termine, perché nel momento in cui ti trovi in una condizione di minorità, a quel punto si salve chi può, scatta quel meccanismo che è l'esigenza della sopravvivenza. Io per sopravvivere sono per far vivere mio figlio potrei essere disposto a calpestare il tuo, ma non è giustizia questa, non è l'uomo come animale sociale che vive all'interno di una società con delle regole ben precise, non è questo,
Ma per vivere con regole ben precise ha bisogno di dignità. Diamogli la dignità e non ci sarà prevaricazione. Ecco, dalla casa dei briganti, dal covo dei briganti, sì. Associati c'è Antimo e Domenico, Telemonte Orlando vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.